Questi due fenomeni, in particolare quello della sfiducia nei confronti della politica, una classe politica che è spesso coinvolta da questi fenomeni, e fenomeni che spesso non vengono, si percepisce non vengano puniti adeguatamente, penso che tutto ciò colpisca particolarmente i giovani, e infatti si vede nei dati che riguardano l'astensionismo che i giovani sono stati nella fascia d'età che più di tutte non è andata a votare. E questo nonostante un certo messaggio che comunque il Partito Democratico cerca di veicolare con una certa coerenza. Tuttavia, al di là di questo, i giovani paiono i più colpiti da questo fenomeno. Come giovani democratici, come organismo e anche tu personalmente, qualche riflessione fai su questa questione? Intanto, buongiorno a tutti e ringrazio ovviamente Francesco e PD Saragozza per l'invito. Insomma, sono molto contento di essere a questa bellissima iniziativa. E lo dico anche perché, visto che è già il secondo sabato che partecipo all'iniziativa con Andrea De Maria, diciamo sempre cercando di contrapporre anche un po' i due pensieri del PD, insomma, che si sono anche magari confrontati al congresso, devo dire che mi piace questo il dibattito che stiamo costruendo, perché spesso viene magari un po' caricaturato sui giornali, no? C'è chi parla di scissione, chi ci dà l'aula, chi non vota, insomma c'è un po' di confusione. Io credo invece che questo è un Partito Democratico che è grande, un grande partito, che ha anche posizioni differenti, in questo caso addirittura posizioni molto simili e che si vanno nella stessa direzione. Su altri temi, per dire, sabato scorso avevamo un dibattito sul Jobs Act, che magari può creare più divisioni, ma io credo veramente che la cosa importante che bisogna fare, e che credo che questo lo dimostri anche questo dibattito, non solo, che possiamo veramente fare un Partito Democratico, essere un Partito Democratico che discute, dibatte, si arrabbia, ma credo che alla fine possa veramente prendere una decisione unanime, e anche perché, come dire, aggiungo, visto che governiamo il Paese e abbiamo questa forte responsabilità, è anche, come dire, un obbligo che dobbiamo imporre ai nostri elettori, ai nostri iscritti, anche per il bene del Paese stesso. No, vengo al tema che hai posto tu, ovviamente. Noi abbiamo vissuto queste ultime due o tre settimane con lo scandalo che ovviamente ha scioccato tutti, lo scandalo di Roma, che certamente ha creato grande sconforto, pur, bisogna essere onesti, come dire, il Partito Democratico è stato l'ambito praticamente per niente, nel senso che addirittura nelle intercettazioni veniva fuori che il sindaco Marino era un ostacolo, appunto, no? Se veniva eletto Marino, come dire, quel sistema che prima funzionava con Alemanno non aveva dei problemi, diciamo, di referenza politica. Quindi, però, credo che il PD abbia reagito bene rispetto appunto alla gestione del partito locale e anche rispetto a tutte le difese del sindaco, e anche credo che il sindaco stesso, noi l'abbiamo visto anche a Roma quando abbiamo fatto pacto, insomma, si è posto in maniera molto, molto, molto vitale, molto viva, e credo che con molte ragioni. Quindi il tema ovviamente delle inchieste e quello che è successo a Roma è un tema che ci allarma tantissimo. Penso che, come dire, noi in questa regione abbiamo vissuto comunque delle vicende non uguali, perché chiaramente lo scandalo a Roma è molto, molto pesante, ma certamente vicende che hanno coinvolto noi, che hanno coinvolto i nostri amministratori e che certamente hanno creato lo scompiglio tra di noi. Questo dobbiamo dircelo. A partire, ce lo ricordiamo poco spesso, a partire dalla vicenda del sindaco di Bologna, no? di un ex sindaco di Bologna che dopo qualche mese si è dovuto dimettere. A concludere con come dire, la condanna di Vasco Errani, purtroppo, che ci ha portato alle elezioni, condanna che sono convinto che verrà sicuramente assolto in Cassazione, perché, come dire, è chiaro che parliamo di una cosa secondo me banale, però che ci ha portato alle elezioni anticipate. E per ultima, ma non per importante, lo scandalo delle spese pazze, che ha visto tra l'altro il fine indagine proprio a ridosso delle elezioni regionali, sul quale insomma non voglio aprire parentesi, ma che ha visto 41 indagati su 50 consiglieri. Questo è chiaramente un tema che poi è ovvio che noi andiamo a disquisire, andiamo a parlare di perché la gente non è venuta a votare. Io ho parlato banalmente, semplicemente, anche con i miei amici, dei quali molti non sono andati a votare perché magari dicevano siete tutti ladri, no? Allora, pur conoscendomi, pur sapendo magari che io, come dire, non ho un ruolo amministrativo, se non ho capito questione di guerra. No, però dico perché chiaramente questo è un sentimento che penso che tutti abbiamo sentito, ed è chiaro che è un tema centrale della nostra azione politica, soprattutto di questo momento politico particolare. Allora, è chiaro che anche sul tema, ad esempio, dei consigli regionali, è ovvio che è stato uno dei temi di indagine e quant'altro, è uno dei temi centrali sui quali io credo che anche su questo probabilmente si poteva fare qualcosa di più. Io auspico, ad esempio, spero vivamente,
che si faccia nel prossimo gruppo consigliare, che si insiderà a breve, un bel regolamento con cosa si può spendere e cosa no. Che tra l'altro era quello che era previsto dalla Giunta Errani. Non so se lo sapete, ma il regolamento della Giunta prevedeva delle cose, il regolamento del Consiglio regionale ne garantiva delle altre. Allora, la Giunta non poteva dormire fuori, doveva pagarsi i pasti, doveva avere il limite dei 20 euro per il pranzo se andava a Roma, o della camera d'albergo a 60 euro. Il gruppo consigliare invece poteva fare un po' quello che, come dire, gli pareva. È chiaro che si possono insinuare chi correttamente, no, riporta e scontri le sue cose, e chi magari invece ha un uso, diciamo, allegro delle finanze, e poi ci rimettiamo tutti. Perché io credo che la magistratura dovrà indagare, noi abbiamo letto solo articoli sul giornale per ora. Però io vorrei delle risposte a quelle domande che i giornali ponevano. Perché cena 600 euro con tre persone, io vorrei delle risposte, non dico da iscritto, da cittadino. Ma firma da cittadino e poi da iscritto del PD. Allora, questo credo che siano questioni che ci riguardino. Credo anche che quel 37% sia molto, molto di quella roba lì. Perché le persone ovviamente poi, come dire, perché questa cosa pesa e perché le persone ovviamente ci guardano e sono arrabbiate, soprattutto tra l'altro in un momento di fortissima crisi economica e sociale, che questo è un problema, un tema certamente che il governo come sta affrontando con l'Europa e quant'altro, ma è chiaro che ancora le imprese non si vede, questo è un punto, perché poi le persone sono ancora più arrabbiate e credo che dobbiamo interrogare noi stessi. Allora io su questo, poi molte cose come spesso capita, mi anticipa Andrea perché, come dire, condivido molte delle cose che ha detto, però alcune cose volevo dirle anch'io perché credo che siano importanti. È chiaro che molto passa certamente dalle regole, come dicevo prima, ma passa anche da chi siamo, la comunità che siamo, il partito che siamo, chi controlla, chi decide, no? Come selezioniamo la nostra classe dirigente. Prima si diceva arriviamo prima dalla magistratura, certo. Io penso che dobbiamo arrivare prima dalla magistratura. Io ho trovato, ad esempio, non possibile il fatto che se i magistrati sono andati a prendere i verbali dei gruppo consigliare, il gruppo dirigente del PD non sapesse le spese effettuate. Noi oggi ancora non sappiamo cosa hanno speso, mi pare una cosa che non sta nel cielo in terra. Allora, questo secondo me è un problema. Allora, prima della magistratura vuol dire conoscere le cose, se qualcuno ha sbagliato gli si fa un paio di telefonate e ci dice oh, vedi che c'è qualcosa che non funziona, queste cose non si possono fare. Una selezione della classe dirigente, anche su questo non voglio aprire un dibattito oggi sul tema delle primarie, ma è chiaro che noi dobbiamo anche da questo punto di vista però fare una riflessione, forse magari per gli incarichi interni del PD e quant'altro una riflessione va fatta. Il controllo degli eletti, che credo che questo sia un tema importante come dicevo prima, e l'idea di comunità, l'idea di sentirsi parte di una stessa comunità che come dire che possa con i propri anticorpi cacciare fuori le mele marce, noi. Perché è chiaro che a Roma, io non so la situazione di Roma, ma è chiaro che se qualcuno si insinuava, probabilmente qualcuno allora sapeva, no, di queste cose. Anzi, è uscita anche delle interviste di chi era stato, mi è stato chiesto l'espulsione perché aveva denunciato il fatto che c'erano state alle ultime primarie delle questioni poco chiare. Allora, io questo credo che sia quello che noi dovremmo provare a ristabilire in questo partito. E ultimo, ma non ultimo di importanza, e lo dico anche perché abbiamo due dirigenti nazionali, e lo dico anche per inserirlo nel dibattito politico di oggi e il futuro, tra l'altro c'è anche un articolo oggi su Repubblica, il tema del finanziamento pubblico. Io, insomma, dire, sono, forse per la mia formazione politica, è stato contrario alla sua abolizione, pur non condividendo però, perché qua bisogna essere onesti, non pensando che quello che c'era prima andava bene. Perché non è che chi dice, no, ma prima c'era il finanziamento pubblico e i circoli stavano benissimo, un sacco di soldi arrivavano, potevano fare un sacco di attività politica. No, quindi prima non è che funzionava bene e prima c'era una rendicontazione che non avveniva, c'erano troppi soldi che venivano incassati e non spesi, quindi c'era, diciamo, una finanza lega, non del Partito Democratico, di tutti i partiti, il PD tra l'altro è uno di quelli più trasparenti, si faceva pure certificare il bilancio, quindi sto parlando in generale. Però il tema del finanziamento pubblico lo vogliamo riprendere, lo vogliamo prendere, lo vogliamo dibattere oppure no? Perché altrimenti rischiamo di essere in mano poi a, nei casi più estremi, a quello che è successo a Roma. In altri casi invece rischiamo di essere in mano per le scelte politiche poi a lobby finanziari, economici, che poi vengono a dirci come dobbiamo provare una legge o come dobbiamo provare, quello che poi più o meno accade negli Stati Uniti, ma adesso lo voglio. Quindi su questo lo dico perché io penso che noi dobbiamo, quando c'è un problema, una questione grande da affrontare, non nascondere la sabbia sotto il tappeto,
Io non vorrei che oggi arrivassimo in regione, il prossimo consiglio regionale non abbia nessun soldo per la rappresentanza, ma sarebbe sbagliato dall'altra parte. Tu devi garantire del denaro per far funzionare un gruppo consigliare, i gruppi consigliari. No, delle regole certe e definite. Questo deve essere, secondo me, la questione. Allora, credo che su questo il PD debba giocare una sua partita fondamentale. Poi il tema che diceva bene Ermini prima, io credo che su questo il PD e il governo stanno facendo un lavoro molto importante. Pur nelle difficoltà, ricordiamocelo sempre, che governiamo con gente come Alfano, Sacconi, che sicuramente con la giustizia, con noi, hanno tutta l'altra visione. Però devo dire che anche su questo la spinta di Renzi, no, il fatto di, come dire, di avere una grande spinta anche popolare aiuta da questo punto di vista, no? E quindi io credo veramente, poi Ermin l'ha spiegato molto bene, insomma, anche l'ultimo consiglio dei ministri che ha approvato dopo lo scandalo di mafia capitale, io penso che sono state fatte due o tre cose molto importanti. Prima si diceva il tema dell'aumento della pena, dell'aumento delle pene, il tema del patteggiamento. E io dico un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo e sulla quale mi sono trovato molto d'accordo col premier Renzi dopo la vicenda Ethernet: il tema della prescrizione. Cioè, noi non possiamo essere un paese nel quale, perché un conto è dire vabbè, c'è una sentenza che mi condanna, una sentenza che non mi condanna, posso essere d'accordo o meno con la magistratura, col giudice, però questo è, la giustizia è questo, ci sono tre gradi di giudizio, come dire, sono tre gradi di giudizio anche per questo, perché poi si spera che nei tre gradi alla fine la verità venga fuori. Il problema è quando quella persona, quella società non viene condannata perché il reato è prescritto. Ma questa è una roba che colpisce, come dire, il paese nel suo più profondo. Io credo che questo sia un tema, un altro tema fondamentale. Poi il tema ovviamente della certezza della pena, perché è sentimento comune delle persone, che certamente non va secondato, ma va che va ascoltato. Però prima l'ho spiegato molto bene, anche quello che è stato fatto nelle ultime settimane in Parlamento rispetto alla microcriminalità, vogliamo definire, insomma, ecco. I tempi di una giustizia che siano giusti e che siano certi. È chiaro che anche questo è un'altra questione fondamentale. E poi un'altra cosa, secondo me, che ancora una volta credo che vada rimessa in fila, e anche su questo il governo Renzi credo che sta facendo bene, e su questo forse negli anni dobbiamo darci un po' di colpi anche noi come PD negli ultimi anni, soprattutto quando c'era Berlusconi, il rapporto tra politica e giustizia. Allora, se prima c'era Berlusconi contro i giudici e noi a favore a prescindere, perché poi era questo anche un po' il gioco delle parti, che però poi ci ha portato tutti i problemi che ci ha portato. Ma vogliamo dirlo, vogliamo ristabilire un primato della politica rispetto al resto. La politica deve fare leggi. Il Parlamento, il governo, noi abbiamo questo ruolo, questo compito. La NM potrà arrabbiarsi, potrà fare appelli e quant'altro, possiamo discuterci, parlarci, andarci a fare una contrattazione lunga un mese, però alla fine dobbiamo decidere noi. Questo è fondamentale. E credo che anche su questo noi dobbiamo giocare, e su questo secondo me lo stiamo giocando in maniera più forte. Basti pensare al tema delle ferie, che è stato un tema forse, come dire, piccolo rispetto al dibattito pubblico che stiamo vivendo. Ferie dei magistrati, intendo, non so se avete letto la polemica, no, che è stata qualche mese fa. Un tema piccolo, se vogliamo, un tema magari che, come dire, no? Però un tema sul quale credo che anche su alcune cose una rivoluzione vada fatta. Perché sono ingiustizie, sono cose secondo me che vanno modificate, e su questo lo può fare solo la politica. Ora io credo, come si diceva prima e come diceva bene Andrea e Ermini, se noi facciamo un lavoro sinergico tra quello che sta facendo il governo, secondo me in questo caso molto bene, perché credo che anche il lavoro del ministro Orlando sia un lavoro faticoso, difficile, tra mille mediazioni, però mi pare che vada nella sua direzione, e dall'altra parte riusciamo a ristabilire alcune questioni importanti anche nel nostro interno, e credo che anche la vicenda di Roma dimostri che c'è un PD che lì reagisce, dice commissariamo e proviamo a ricostruire pian pianino, ma soprattutto cerchiamo di tenere una comunità coesa. Io penso qui da noi, insomma, Bologna e quant'altro, riusciamo a tenere una comunità che, vuol dire, fa veramente comunità e si sente parte di una stessa famiglia. Io credo che non solo facciamo buona politica, ma riusciamo ovviamente a tenere fuori, a bada, qualunque provi a entrare e a condizionare noi stessi, che poi alla fine, no, è quello che di male non deve capitare.